Io adesso lascerei la parola a una serie di testimoni di questo processo. Prima di dare la parola ai diversi medici, non so se l'onorevole Giannamea vuole fare un saluto a nome di quelli che sono stati gli amministratori di questa struttura e quindi di chi, diciamo, ha operato ai fini della realizzazione quotidiana. Di difficoltà, ma anche di realizzazione, di grossa realizzazione, e molte volte recandomi a vecchio edificio del Fazzi, mi sembra di... scusate, sono un po' emozionato. Grazie, onorevole. Un altro non medico, un giovane tecnico, ingegnere Marasco. Grazie dell'invito. Io non tendo a fare appunti al dottor Alfonso. Complimentarmi con Alfonso, che voglio ringraziare perché ha fatto un capolavoro di libro storico e soprattutto iconografico meraviglioso. Anche era costretto a venire qui mentre ero bello tranquillo a Messina. E finalmente avevo raggiunto uno stipendio mensile a Messina all'università, ma lui mi chiamò, mi fece chiamare da pilotico per organizzare qui la neurochirurgia, anche perché lui aveva bisogno, data tutta i malati traumatologia sia cranica che midollare, che necessitava naturalmente di un intervento chirurgico eventuale di accertamento. E grazie all'avvocato Fumarolo, che allora era presidente dell'ospedale, e che mi accolse e organizzò all'inizio anche tutte quelle che erano le necessità di un reparto di specializzazione. Grazie a sollecitazioni economiche, aumenterà le tasse probabilmente per far fronte a questa spesa. Quindi sicuramente grazie all'esortazione che non avremmo voluto fare, ma ahimè. Probabilmente grazie a questo, grazie a parte questo, mi fa piacere, quindi, ma io lo so, è un grandissimo lavoratore, per cui io ne ringraziavo intanto per l'ospitalità, rinnovo i miei auguri sentiti a tutti e mi dispiace ma scappo, sono convinto che gli altri colleghi che parleranno dopo mi scuseranno. Grazie a tutti e buon lavoro. Intanto vorrei dire che Alfonso è stato bravissimo ed è stato il primo ad avere un coraggio così intraprendente e veramente me ne complimento e spero che continui per questa strada perché continueranno a raccontare la storia della nostra vita, intesa come medici, come utenti anche di questa bellissima struttura che è un meraviglioso edificio, fucina di scienze e desiderio di dare salute alla cittadinanza. Un ringraziamento a Luigi per quello che ha fatto, un ringraziamento anche a Rodolfo Lolo che devo dire sta portando nella gestione della nostra ASL, pur con questo incarico enorme che va da Campi a Santa Maria di Lecco, un entusiasmo e una presenza che ci eravamo totalmente dimenticati perché siamo usciti da due gestioni totalmente fallimentari. Quindi questa nuova ventata di,
di positiva che sta portando, e che è testimoniato anche dalla presenza qui e dall'incoraggiamento che dà a tutti noi per poter lavorare ancora di più. Io ringrazio voi e tutti. Grazie ancora. Voglio ringraziare tutti per una cosa. Ho avuto l'esperienza appunto di direzione generale a Maglie. Primi mesi mi sconvolgeva quando entravo nell'ospedale di Scorlano e dice: allora, io sono di Maglie, io sono quello di Poggiardo, io sono quello di Scorlano. Cioè, come se il senso di appartenenza non fosse collegato alla struttura, ma alle origini, cioè da dove vengo. Qui invece, la prova l'abbiamo oggi, c'è forte senso di appartenenza alla struttura, quindi alla squadra. Quante immagini, quanti ricordi passano per chi si è trovato in un momento cruciale per la sanità, ed era proprio degli istituti di previdenza. Questo era poi con il consiglio di amministrazione. Vedo amministratori che sono venuti qui a ricordare anche il passato, vedo tanti medici con i quali abbiamo collaborato e che anche oggi qui si sono alternati alla ribalta, e gli devo esprimere, a lei che rappresenta oggi la nuova struttura, questa grande nuova struttura, e già allora pensavamo che questo nuovo ospedale potesse... Adesso potete anche muovervi per far vedere che è un film. Per far vedere che siete vivi. Che non siete imbalsamati.